Salve a tutti e benvenuti su Oltre la Storia, l'argomento di cui parleremo oggi, come annunciato nell'ultimo video, sarà il congresso di Vienna, assemblea internazionale organizzata dalle potenze che ebbero ragione di Napoleone, quindi Austria, Prussia, Russia e Gran Bretagna. Si svolse in Austria, ovviamente a Vienna nel castello di Schönbrunn, ed ebbe tra i suoi punti principali la restaurazione dell'Europa, dove si intendeva per restaurazione dell'Europa il disegnare la cartina europea su quella che era stata l'Europa precedente alla Rivoluzione Francese, completamente stravolta da varie rivoluzioni e soprattutto dalle campagne di Napoleone. Russia e Gran Bretagna, essendo le potenze ad aver subito il minor numero di perdite delle campagne napoleoniche, sia in termini di risorse umane che di territori, non ebbero troppi problemi ad assumere il controllo del congresso, dettando così le linee guida che avrebbero condizionato l'assemblea. La Francia venne riconosciuta unica responsabile per aver esportato in tutta Europa sia i moti rivoluzionari che la piaga di Napoleone. Il Sacro Romano Impero cessò di esistere e vari piccoli staterelli a confine con Francia o Russia o Austria vennero rafforzati a danno di altri al fine di costruire degli stati cuscinetto che potessero permettere alle potenze vincitrici, quindi Austria, Prussia e Russia, di ottenere un margine di sicurezza e allontanare così i propri confini da quelli di altre potenze. La Francia in questo senso fu quella maggiormente mutilata. I suoi confini vennero prima riportati ai confini precedenti della rivoluzione a vantaggio dei Paesi Bassi, del Regno di Piemonte, di Nizza, della Spagna. L'Italia tornò quasi completamente in mano all'Austria. La Russia riuscì a rafforzare i suoi confini sull'Europa. La Gran Bretagna invece rafforzò il suo impero ottenendo il controllo di posizioni chiave lungo la Via delle Indie. Nel disegnare la cartina europea i maggiori ostacoli vennero a livello politico. Napoleone aveva infatti insediato tantissimi nuovi nobili, creando una nuova classe aristocratica, che ovviamente non voleva rinunciare ai suoi privilegi per restituirli alla vecchia classe dominante. E fu per questo che la Chiesa ebbe un ruolo chiave all'interno del congresso di Vienna. Promuovendo la natura divina del mandato regale, i vecchi nobili riuscirono a tornare sul proprio trono. La frase di Napoleone, la corona, Dio me l'ha data, guai a chi la tocca, divenne un motto di quasi tutti i nobili europei. Il congresso quindi passò una mano di spugna cercando di cancellare quello che era successo negli ultimi 30 anni in Europa. Ma ovviamente le idee non si possono cancellare. Un re era stato decapitato, Napoleone c'era stato, la Rivoluzione Francese era realmente avvenuta e questo non poteva essere cancellato. L'Europa, ridisegnata sui modelli precedenti alla Rivoluzione Francese, era completamente diversa e il lungo periodo di pace auspicato dal congresso di Vienna finì per durare poco più di 5 anni. E il tentativo di ristabilire quello che era stato l'antico regime fallì miseramente. Il congresso di Vienna, conseguenza della Rivoluzione Francese e delle campagne napoleoniche, segna la fine dell'antico regime e dell'età moderna. Inizia con il congresso di Vienna una nuova epoca, inizia con il congresso di Vienna l'età contemporanea, in cui gli uomini non sono più sudditi, ma cittadini, in grado addirittura di deporre un sovrano qualora questi abusasse del proprio potere. Non credo di avere altro da dire, non mi sono soffermato troppo su date o nomi perché li ritenevo irrilevanti ai fini del congresso di Vienna. Quello che importa infatti sono le trasformazioni e il concetto di restaurazione. Comunque, qualora voleste approfondire l'argomento, trovate in descrizione tutta la bibliografia di riferimento, alcuni articoli e vari appunti. Vi ringrazio comunque per tutti i commenti, mi piace e le condivisioni che mi hanno spinto a riprendere in mano questa serie. Io vi do appuntamento al prossimo video nel quale parleremo della guerra di secessione americana.